Pasquale Rando, vi tenete il risultato che vi proietta in una dimensione importante. La prestazione però non è stata quella che ci si aspettava. I tifosi vi hanno fischiato all'uscita, una cosa che fa male, forse non pensate neanche di aver vinto questa partita 1-0. No, 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 ci teniamo il risultato perché magari la scorsa settimana siamo usciti con l'umore opposto. Sì, ci teniamo il risultato, non la prestazione, anzi, probabilmente facciamo divertire chi viene al campo da neutrale, perché regaliamo occasioni a bizzeffe agli avversari, in qualche frangente riusciamo pure a fare un discreto calcio, però. Anche questa partita ci dà l'idea che dobbiamo lavorare e cercare di migliorare in tutti i settori. L'azzardo alla fine ha pagato e il Messina è stato premiato perché in questa strana roulette poi la pallina è caduta sul vostro numero. Sì, è stata una partita davvero squadre lunghe che concedevano occasioni a ripetizione, noi ne abbiamo concesso qualcuno in più, abbiamo sbagliato tanto in fase di impostazione, molti appoggi, qualche passaggio sbagliato che ha permesso a Roccella di essere sempre pericoloso. L'azzardo fino ad un certo punto, perché almeno fra le varie critiche che ci vengono mosse, forse abbiamo qualche under importante che in certi momenti ci è venuto davvero utile. Voglio fare davvero i complimenti perché probabilmente la partita l'hanno vinto chi è entrato dalla panchina. Parlo dei vari Giordano, Orlando, Cavilli, Barbera che era da tanto tempo che non giocava, è stato catapultato in partita addirittura senza riscaldamento. Però probabilmente tanti meriti oggi ce l'hanno loro. Molti infortunati, ricorso alla panchina, appunto si è fatto male subito Marfella, poi ha dovuto sostituire anche San Pietro, anche lui aveva un problema, si sentiva tirare. Ecco, condizione fisica l'abbiamo visto, qualcuno è stato veramente brillante oggi, mi riferisco ad Avella, ma anche Bruno, altri si vede che hanno bisogno di lavorare e sono indietro, e questo è il grande cruccio. Ma non è un mistero, l'abbiamo detto più volte, la condizione sicuramente non è delle migliori, però è inutile girarci troppo attorno, cercare alibi, la squadra era stata costruita per ben altri obiettivi, budget importanti. Organizzazione sicuramente da ben altre categorie, perciò non ci possiamo nascondere dietro un dito. Il campionato in questo momento dice che siamo una squadra che è in difficoltà e che ha bisogno sicuramente di migliorare in tutti i settori. I fischi vi hanno fatto male però. Ma fa sempre male vincere e sentirsi pure fischiati, però c'è da dire ben poco. Ripeto, la tifoseria, la città si aspetta ben altri obiettivi, perciò va bene anche i fischi. Speriamo di farne tesoro, di ricordarceli per cercare di mettere ancora più rabbia in campo. È stata una partita strana, una vittoria sofferta, però l'importante è che è arrivata, portiamo questi 3 punti a casa. Magari in altre partite meritavamo qualche punto in più, sono arrivati ora. Avete accettato così di giocarvela perché poteva arrivare il gol da una parte e dall'altra, poi alla fine dopo questo rigore sbagliato da Crucitti è arrivato a 5 minuti dalla fine dalla parte giallorossa. Eh sì, c'è stato il rigore sbagliato da parte di Antonio, però queste partite il più delle volte si perdono. Ci è andata bene, abbiamo portato, ripeto, i 3 punti a casa e cerchiamo di lavorare ancora di più in settimana. A un certo punto arrivavano da tutte le parti, diventava difficile fronteggiarli per voi difensori anche perché c'era poco filtro, perché i tre davanti vi hanno aiutato davvero poco, almeno nel secondo tempo.
Poi la squadra quando si allunga si va in difficoltà sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Quindi magari come abbiamo avuto difficoltà noi, i difensori hanno avuto difficoltà i nostri attaccanti nel momento in cui noi dovevamo servirli. Purtroppo un piccolo difetto che dobbiamo migliorare è quello di non allungarci nel momento in cui viene a mancare un po' di lucidità e quindi lavoreremo su questo. Bruno è stato spostato sulla fascia destra e ha avuto l'opportunità di ritornare a giocare. Può essere una soluzione per il futuro, Lo spero, no, scherzi a parte, no? comunque Francesco ha fatto benissimo lei a destra, infatti mi sembra che ha fatto anche l'assist dove è arrivato il gol. Noi ci alleniamo in settimana e ci facciamo trovare pronti per le scelte che poi eventualmente fa il mister. Almeno pesavano un po' anche sotto l'aspetto del morale. Però, dato che siamo una squadra forte sia caratterialmente che in campo, cerchiamo di mettere tutta la nostra forza, abbiamo meritato questo punteggio e questi 3 punti che ci volevano dopo 2 giornate, diciamo, che sono andate così così. A chi va la dedica dopo questo punteggio? La dedica vanno ai miei genitori che fanno sacrifici e lottano per farmi stare bene e per darmi tutto, per darmi tutto, quindi è per loro. È arrivato questo gol che cercavi da tanto, come dicevi, cosa ti aspetti da questa stagione a livello personale? Io in questa stagione cercherò di fare più minutaggi e più partite possibili, cerco di dare il massimo contributo alla squadra per dare forza e valore a questo Messina che si merita di stare tra le mie posizioni.